Ciao a tutti, bentornati in questo video, buongiorno. Allora, volevo parlare un pochino con voi perché su YouTube stanno succedendo un po' di cose, ovvero che penso che la conoscerete un pochino tutti. E sto parlando della youtuber Carlita, però parlo un po' in generale, anche se questo fatto si è rivolto un po' più verso di lei, però parlo in generale perché non mi va di parlare di solo una youtuber. Comunque nel frattempo mi sto preparando perché devo uscire. Allora, se una persona si lascia, questo non significa che magari in un video che voi avete visto ci deve essere un flirt con un'altra persona. Non è assolutamente vero. E io ve lo dico anche per esperienza personale perché mi è già successo diverse volte. Dopo che mi sono lasciata, tante persone hanno pensato che io avessi un altro, cosa che non era assolutamente vera perché comunque ci stavo malissimo. Vabbè, comunque se poi vi interessa questo genere di video, fatemelo sapere con un commento che vi farò un video apposta dove vi parlerò delle mie storie. Niente, cioè, prima di parlare, pensate a quello che dite. Perché sì, è vero, magari alcuni atteggiamenti lo possono far sembrare, questo è vero, non lo metto in dubbio. Però magari ci sono cose che comunque possono dare fastidio a una persona. Ora non dico che tutti siamo santi, certo, tutti possiamo sbagliare, eh? Per carità, siamo umani tutti, però comunque ci sono anche modi e modi per dire le cose, come nel caso appunto di Carlita, che dopo che si è lasciata con il fidanzato. E poco tempo fa, quando ha fatto un video, sotto a questo determinato video, appunto, gli è stato scritto che lei aveva una ship con il suo istruttore in palestra, cosa che non è assolutamente vera. Infatti, nel video suo, se andate a vederlo, quello parte una ship con l'istruttore, una cosa del genere. Lei dice appunto che l'istruttore è sposato, è felicemente sposato e c'ha un bambino. Ecco, prima di parlare, signori miei, pensiamo, o signore, insomma, chi di dovere, pensiamo a quello che diciamo, perché ci sono magari parole che possono ferire una persona. Ora magari non l'hanno proprio ferita, in questo caso non l'hanno proprio ferita, ferita, però comunque ci è rimasta un po' male. Sto parlando sempre di Carlita, eh? Perché non lo sapessi, però certo, lei comunque è forte, ci passa sopra queste cose, però ci sono tante cose che io non sono nessuno per dire cosa dovete fare o non dovete fare, io dico solo quello che penso. A chi piace o non piace, a me non me ne può fregare di meno. Io la penso così. Chi è d'accordo è d'accordo, chi non è d'accordo non è d'accordo, non mi interessa. Se qualcuno di voi magari la può pensare diversamente, bene, d'accordo.
tacere perché comunque c'è la libertà di parola, come si suol dire. Comunque fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, non del fatto di Carlita, ma di queste cose. Insomma, cosa ne pensate se voi vi lasciate, però pensano che te stai con un'altra. Cosa pensate voi di quello che pensa gli altri, ecco. Anche se a me di quello che pensano di me, a me non me ne frega niente. Però magari ci sono persone a cui interessa, infatti ci rimangano male, perché comunque insomma, danno un po' troppo peso alle cose. E francamente io non ne trovo tutta questa esigenza, perché dare peso a una cosa quando in realtà non vale nemmeno la pena starci dietro? Allora, io quando ero più piccola ci davo molto peso alle cose, perché comunque cioè, ero piccolina, ancora non ero bella matura. Certo che ora non è che lo sono del tutto, però comunque, bene o male, rispetto a prima, lo sono. E prima, francamente, non lo ero proprio. Però sì, dai. Prima stavo molto dietro a quello che diceva la gente di me, quando in realtà era meglio se me ne fregavo altamente, perché comunque io, durante la mia infanzia, cioè infanzia, mia adolescenza, dai, più che infanzia, durante la mia adolescenza ho sofferto tantissimo, sia per colpa di ragazzi appunto, sia perché la gente mi diceva determinate cose quando anche le mie amiche mi dicevano: no, ma guarda, fregatene di quello che dicano. Specialmente la mia migliore amica me lo diceva: fregatene di quello che dicono, perché non è assolutamente vero, te sei una ragazza d'oro, veramente. Io sono strafelice di averti trovata come amica, e io per questo la ringrazio, anche se tanto non guarderà mai questo video, però io comunque le mando un bacione enorme. Gli voglio tantissimo bene, per me è una sorella. Sì, c'è da dire però anche che comunque non. Dopo la scuola, diciamo che ci siamo divise un po', perché comunque perché io lavoro e cioè, ci sono tanti aspetti che non ci fanno stare insieme, anche se tipo oggi ad esempio io sono, no, diciamo a casa tra virgolette, che entro stasera alle 7 al lavoro, potrei andarci a prendere un caffè, solo però che devo andare, non posso perché devo andare dalla mia maialozza a casa. Dopo ve la faccio vedere la mia maialina. Per maialina intendo la mia canina, eh? Per chi non sapesse, io ho una bulldog francese. Si chiama Olivia. Tanto dopo comunque la vedrete. Ma vi avevo già fatto un video. Non mi ricordo qual era il titolo. Comunque, avevo fatto un video dove c'era la mia canina e quello di mio fratello Bruce. Comunque, a proposito, prima me ne dimentichi, il nuovo aggiornamento della casa, dico forse, l'abbiamo trovata. Dunque, adesso stiamo aspettando di avere le chiavi di casa, le chiavi appunto di questa casa, per andare a vederla. Speriamo bene,
Perché io francamente me ne voglio andare a casa del mio ragazzo. Cioè, me ne voglio andare a stare per i fatti nostri, ecco. Voglio avere una casina tutta nostra. Perché comunque è anche giusto che noi ci facciamo una nostra vita. Comunque, ci vediamo dopo. Finalmente sono a casa dalla mia bambolina. Allora, ve la faccio vedere, eh. Olivia! Olivia, vieni qua! Olivia, vieni! Eccola! Siediti, figlio! E ti prendo! Comunque, no, scusate la mano, no, guardate che tempo che c'è qua, da Firenze. Sono di Firenze, ma guardate il tempo. Cioè, da voi invece com'è il tempo? Qui ora sta piovendo, letteralmente. Sta piovendo da 3-4 giorni, forse. Mi sembra, me lo ricordo. So che dovrei smettere di fumare, lo so. Anche il mio ragazzo, infatti, me lo dice sempre. Smetti di fumare, smettila. Però solo che ormai sono tantissimi anni che fumo e non ce la fo. Ci provo delle volte, ma proprio non ce la, non ci riesco. Ci riesci prima o poi? Sicuramente ci riuscirò. Ma la vedo molto dura. Tra poco vado al lavoro. Ma stasera faccio dalle 7 alle 9. Faccio solo 2 ore. Cioè, per 2 ore posso stare benissimo a casa. Però mi fanno fare questi orari del cazzo. Del cavolo, scusate per la parola. Però d'altronde li devo fare. Comunque. Io non vedo l'ora di partire fra 18 giorni, siamo il 2, sì, fra 18 giorni partirò. Che cavolo era questo rumore? Vabbè. Non so se l'avete sentito. A 18 giorni partiamo. Andiamo in settimana bianca, non vedo l'ora. E niente. C'è di nuovo stato di nuovo questo rumore, non so. Boh. Faranno qualche lavoro, forse sono questi qui accanto e fanno casino, vabbè. Comunque, fatemi sapere quale video vorreste vedere, io ve lo farò. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, spolliciate e lasciatemi tanti commenti. Un bacione. Ciao! E se ti prendo? E se ti prendo? E se ti prendo questa bambolina io? E la prendo io?